Per quanto concerne invece l'oggetto 140, è il consigliere Morroni a presentare questa interrogazione. Intendimenti della Giunta regionale in merito all'adozione dei regolamenti attuativi della legge regionale numero 14 e numero 22, la coltivazione e utilizzo delle acque minerali naturali di sorgenti termali. Prego, consigliere Morroni. Grazie Presidente. Ha ricordato che la proposta di legge di iniziativa popolare, avente ad oggetto norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali di sorgenti e termali, presentata durante l'ottava legislatura regionale e non avendo avuto esito, ripresentata durante la nona e decima legislatura, aveva tra i suoi punti qualificanti il riconoscimento ai comuni interessati di una quota dei canoni corrisposti dai concessionari alla Regione. Vista la legge regionale 19 settembre 2017, la numero 14, che ha introdotto modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2008, la numero 22, che tra l'altro all'articolo 1 ha sostituito il comma 5 dell'articolo 29 della legge regionale 22 del 2008, prevedendo che a decorrere dall'anno 2018 la Regione attribuisce da un minimo del 30% fino a un massimo del 40% dei diritti ai comuni nei cui territori ricadono concessioni di acqua minerale, di sorgente o termale, o sono localizzate attività produttive di imbottigliamento, sulla base di progetti finalizzati alla salvaguardia e alla tutela delle risorse idriche, nonché alla valorizzazione e all'eventuale riqualificazione ambientale dei territori interessati dalla coltivazione dell'acqua o dalla presenza di impianti per l'imbottigliamento. Considerato che il successivo articolo 2 della medesima legge regionale ha sostituito la lettera F del comma 2 dell'articolo 39 della legge del 2008, disponendo che la Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce i criteri e le modalità per la predisposizione e presentazione dei progetti di cui all'articolo 29, comma 5, da parte dei comuni interessati e di criteri per la valutazione dei progetti stessi da parte della Giunta regionale, nonché le modalità e i tempi per l'erogazione delle risorse di cui allo stesso articolo 29, comma 5. Considerato che l'articolo 4 della legge regionale, la numero 14 dello scorso anno, ha previsto che le norme regolamentari di cui alla predetta lettera F del comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 22 del 2008 devono essere adottate entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, rilevato che la legge regionale numero 14 del 2017 è entrata in vigore il 12 ottobre del 2017, che pertanto il termine ultimo per l'approvazione del regolamento di che trattasi era fissato per il giorno 12 dicembre 2017. Evidenziato che a tutt'oggi il regolamento in argomento non è stato ancora approvato, sottolineato il rilievo positivo che l'attuazione di tale norme comporterebbe per i comuni interessati, tutto ciò premesso e considerato, si interroga la Giunta regionale per conoscere le motivazioni che a tutt'oggi hanno determinato la mancata adozione del regolamento di cui alla lettera F del comma 2 dell'articolo 39 della legge 22 del 2008, relativo ai criteri e alle modalità per la predisposizione e la presentazione di progetti da parte dei comuni e di tempi previsti per la sua approvazione. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore. Sì, il regolamento con un po' di ritardo è stato messo a disposizione dell'ufficio legislativo per avere poi naturalmente i pareri necessari e far sì che la Giunta possa adottarlo e di conseguenza metterlo a disposizione della Commissione per concordare insieme un regolamento che tenga conto di quelle che sono le indicazioni che provengono appunto dalla legge, dalle ultime norme che sono anche frutto di sollecitazioni, se non vado errate, anche di emendamenti che dal consigliere Smacchi ad altri, se non mi ricordo male, erano stati segnalati nel momento in cui appunto abbiamo poi portato, e anche il consigliere Rometti, abbiamo approvato la legge. Quindi nelle prossime settimane la Commissione avrà a disposizione il regolamento e poi insieme appunto concorderemo le migliori modalità per tener conto della individuazione di come dovranno essere utilizzate le risorse, immaginando per lo più
per tematiche strettamente, come dire, ambientali, comunque collegate al tipo di entrata, che appunto sono risorse che provengono da dall'idrico, e di conseguenza anche le modalità per la messa a disposizione. Grazie, prego consigliere per la replica. Sì, grazie Presidente. Ringrazio l'assessore per la risposta, anche se devo dire molto parzialmente soddisfacente, nel senso che ricorda bene l'assessore che all'interno della legge è stato previsto che dall'anno in corso i comuni possano beneficiare di queste importanti risorse. E quindi il ritardo sul quale mi pare ci sia stata un volo d'angelo da parte dell'assessore, cioè sulle motivazioni di questo ritardo, che sono motivazioni importanti perché politicamente vanno a pregiudicare l'attuazione di una legge e i relativi benefici. Mi auguro che questa iniziativa possa fungere da stimolo affinché si accelerino questi tempi, perché ci troviamo dinanzi ad un cambiamento importante per quanto attiene la politica di gestione dei canoni delle acque minerali nella nostra regione. I comuni non hanno mai goduto dei benefici derivanti da questi impianti, quindi ritardi su questo versante credo che siano politicamente da censurare, perché vanno a ledere e a comprimere i diritti sacrosanti e le aspirazioni delle comunità. Grazie. Ora passiamo all'altra interrogazione a cui deve rispondere l'assessore Chianella, presentata dai consiglieri Casciarri e Leonelli. Quindi investimento previsto da ANAS per gli interventi di realizzazione e modifica della viabilità in vista della nuova apertura del punto vendita IKEA in località Colle Strade. Sì, grazie Presidente. Questa è una appunto interrogazione che mi ha visto coinvolta col consigliere Leonelli e che riguarda un'area che è quella nord di Perugia, ma credo poi anche tutta la viabilità dell'Italia centrale, e appunto il nostro intervento, la nostra interrogazione relativa proprio alla questione viabilità. Secondo il progetto di fattibilità, quindi niente ancora di definitivo, la nuova Colle Strada è destinata a diventare un complesso commerciale, forse il complesso commerciale più importante dell'intera Umbria, e prevede l'ampliamento di una parte del centro commerciale già esistente e l'apertura del nuovo punto vendita IKEA. Si tratta, lo leggiamo anche stamattina nei quotidiani locali, di un'operazione abbastanza costosa per un importo quantificato in circa 140 milioni di euro. Dunque la previsione è un progetto appunto ancora in corso di perfezionamento in attesa dell'iter burocratico che vedrà coinvolto il Consiglio e la Giunta Comunale di Perugia, per un'edificabilità complessiva disponibile di 47.000 metri quadri, dei quali ne saranno utilizzati 44.500, con la previsione di 25.000 metri quadri destinati proprio alla nuova IKEA e la restante parte per l'ampliamento del centro commerciale stesso, che incorporerà diversi marchi e che sorgerà IKEA nell'attuale area destinata a parcheggio a lato del nuovo centro commerciale. Si svilupperà però tutta questa nuova appunto area commerciale su un'area che è già molto congestionata dal traffico, tanto che appunto nelle opere urbanistiche sono previsti degli interventi consistenti sulla viabilità già esistente, con la previsione tra l'altro, sempre secondo quanto appunto appare negli organi di stampa, di ingressi e uscite addirittura diversificati a seconda della provenienza del traffico. Dunque, è evidente quindi che la questione della viabilità è di primaria importanza, che è per la vivibilità di un'area che è a oggi densamente popolata, sul quale appunto insiste la popolazione di Ponte San Giovanni, che sarebbe già un problema per sé. Ma insistono su quello che è considerato il nodo nevralgico della viabilità per l'Umbria e per l'Italia centrale, i flussi provenienti dalla direttrice Assisi-Foligno, che attualmente caricano il 40% dei visitatori del centro commerciale, quello proveniente da Perugia-Roma di altrettanta portata, e il flusso da nord che a breve vedrà appunto caricato completamente il traffico proveniente dalla Perugia-Ancona, che è in via di completamento. L'obiettivo quindi di questi interventi massicci sulla viabilità di quell'area è evitare un blocco costante delle arterie stradali,
che porterebbe, come ho già detto, non solo problemi, chi di voi non ha mai trovato un blocco in stradale in quell'area, non solo per il traffico cittadino nelle ore di punta, ma anche per l'intera viabilità delle direttrici nord-sud e est-ovest. Sempre sulla base di quanto sta emergendo in questi mesi, il progetto, come accennato, prevede degli accessi diversificati per i visitatori provenienti da diverse arterie viarie. Una variante che arriverà dalla SS75 verrà deviata già all'uscita di Ospedalicchio, dove verrà recuperata una strada esistente che bypassa quindi l'attuale svincolo e permetterà di arrivare al centro commerciale senza percorrere il nodo. Coloro che invece proverranno da Perugia, dalla direttrice Perugia-Roma, defluiranno in modo più scorrevole grazie alla previsione di una costruzione di un'ulteriore corsia nei pressi del centro commerciale. Nulla invece è previsto per alleggerire il traffico da nord, che a breve raccoglierà non solo la Perugia-Ancona, ma anche il traffico proveniente dal Verghereto e dalla Guinza quando sarà completata. E per niente chiara appare la viabilità secondaria Ponte San Giovanni, così come i collegamenti tra le realtà abitative di Colle Strada che sorgono una da una parte e una dall'altra. Dall'altra parte però il cosiddetto nodo di Perugia, che insiste nell'area di insediamento della nuova Colle Strada, rimane una questione aperta. È stata sempre considerata da questa assise una opera fondamentale questo progetto, quello del nodo di Perugia, prevedeva due tratte, come ricorderà bene l'assessore: il tratto tra Corciano e Madonna del Piano di circa 14,6 km che costituisce di fatto una variante rispetto al tratto urbano del raccordo che è stato approvato dal CIPE con una delibera del 2006 e la variante 45 Madonna del Piano e lo svincolo di Colle Strada, il cosiddetto mini nodo, di circa 5,5 km, approvata dal CIPE sempre nel 2006. Quindi chiediamo appunto all'assessore intanto di sapere se c'è qualche notizia più certa relativa alla nuova viabilità prevista in quell'area. E soprattutto vorremmo conoscere l'ammontare delle risorse finanziarie messe a disposizione dai soggetti coinvolti, quindi ANAS, la società che gestirà poi la costruzione del nuovo centro commerciale, l'Eurocommercial, e il Comune di Perugia, per la realizzazione degli interventi previsti sia per la viabilità principale ma anche per la viabilità secondaria che preoccupa molto quell'area. Consigliere, il e tempo è super scaduto, per di favore. Anche i tempi di realizzazione previsti per il nodo di Perugia, in particolare la viabilità del mini nodo, così come deliberato dall'Assemblea legislativa nel maggio 2017. Grazie, prego Assessore Tianella. Grazie Presidente e grazie consiglieri Casciani e Nonelli. La realizzazione del nuovo complesso IKEA di Colle Strada, unitamente a quelli già realizzati, è destinato a diventare uno dei più rilevanti insediamenti a carattere commerciale dell'Umbria, se non il più importante in assoluto. Per tale ragione la Giunta regionale intende riservare la massima attenzione agli sviluppi del progetto per i potenziali impatti che un simile insediamento può determinare sul sistema della viabilità e conseguentemente sulla vita dei cittadini. Ad oggi, al di là dei pochi elementi riassunti nelle premesse dell'interpellanza, non disponiamo di un progetto compiuto né definitivo e quindi occorrerà capire bene cosa si intende effettivamente fare. Il Comune di Perugia, a quanto si conosce, ha in animo di definire l'intero assetto del nuovo insediamento nell'ambito di un'apposita variante al PRG e pertanto riterrei utile valutare compiutamente l'intera operazione alla luce degli atti prodotti prima di azzardare ipotesi. In questi ultimi mesi, come è noto, si sono svolte alcune riunioni a carattere operativo ed iniziative di carattere politico ai quali il sottoscritto e i tecnici dell'assessorato hanno partecipato unitamente ad amministratori e tecnici del Comune di Perugia e di ANAS, tra le quali quelle tenutesi congiuntamente alla stessa consigliera Casciari a Ponte Feccino e un'altra riunione a Colle Strada. Relativamente all'assetto viario, le interlocuzioni e gli incontri avuti con ANAS a tutt'oggi hanno rivelato l'esistenza di un primo studio di fattibilità della viabilità elaborato da ANAS, che corrisponde in sostanza a quella descritta nelle premesse dell'interpellanza.
In estrema sintesi, l'intervento concentrato principalmente in corrispondenza dello svincolo di Colle Strada prevede la realizzazione di una nuova viabilità complanare al fine di intercettare il flusso da e per il centro commerciale. Tale flusso veicolare, e quindi svincolandolo sostanzialmente dal flusso principale della E45. È prevista, sembra, la realizzazione di una corsia aggiuntiva lungo la E45 di accesso alla strada statale 75 in direzione Bastia Assisi e da Bastia Assisi, e relativamente alla viabilità di distribuzione e di servizio del centro commerciale, un'arteria complanare verrebbe realizzata a salire sostanzialmente dal Parco Delle in direzione nord, prevedendo la realizzazione di un ingresso e uscita. Queste sono tutte informazioni che abbiamo assunto in maniera, diciamo così, informale e non formale da ANAS, aggiuntivi rispetto a quello esistente, quindi prevedendo un secondo ingresso al centro commerciale, collocata prima dell'ingresso attuale, realizzando e ampliando un sottopasso esistente, cosiddetto a spinta tecnicamente, con la realizzazione in corrispondenza dello stesso di una rotonda. Così come si andrebbe a realizzare una complanare, come detto nell'interpellanza, nuova in corrispondenza dell'uscita di Ospedalicchio, recuperando l'area di sedime di una strada secondaria già esistente, che permetterebbe appunto di arrivare al centro commerciale evitando il nodo. Le risorse messe in campo da ANAS, stimate in circa 73 milioni provenienti dal nuovo contratto di programma ANAS MIT 1620, nel quale sono stati programmati imponenti interventi di riqualificazione e di manutenzione straordinaria sulla E45 e 55 Orte Mestre, verrebbero impegnate per circa il 35% nella parte di nodo che interessa Colle Strada. Ovviamente tali interventi non interesserebbero le strade complanari, perché le strade complanari non sono di competenza di ANAS, mentre la parte restante, circa il 65% delle stesse risorse, verrebbero destinate per la riqualificazione dello svincolo a Madonna del Piano e quindi verrebbero utilizzate per la realizzazione della prima parte della tratta del cosiddetto nodo di Perugia tra Colle Strada e Madonna del Piano. Le risorse aggiuntive per gli interventi non di competenza ANAS dovrebbero essere stanziate dalla società Eurocommercial, che realizza l'investimento immobiliare commerciale, anche se al momento non è dato sapere l'entità di queste risorse, né se il Comune ha intenzione di stanziare risorse aggiuntive, le quali, data la complessità dell'intervento e le potenziali criticità indotte sul sistema degli insediamenti esistenti, appaiono assolutamente necessarie. L'aspetto indubbiamente positivo insito nell'intera operazione, che per taluni aspetti sembra presentare criticità e questioni irrisolte, consiste nell'avvio della realizzazione del tratto del nodo di Perugia, a valere sulle risorse stanziate nell'ambito, appunto, come detto, del nuovo contratto di programma 1620 ANAS MIT. Risorse che, a quanto è stato ipotizzato, potrebbero essere integrate fino alla copertura dell'intero costo della stessa tratta nell'ambito della rimodulazione del contratto a fronte di interventi non attivati. Resterebbe in ogni caso irrisolta l'annosa questione della seconda tratta del nodo di Perugia tra Madonna del Piano Corciano o Madonna del Piano Ospedale Silvestrini, che a nostro giudizio costituisce la priorità assoluta degli interventi previsti dal progetto originario del nodo, ma che ANAS non ha in animo di realizzare in quanto riguarderebbe principalmente flussi di traffico in ingresso e in uscita dal capoluogo regionale ed in quanto tali, secondo ANAS, di competenza comunale. Questo assessorato sta seguendo con la massima attenzione il necessario impegno l'evoluzione di questa delicata questione, che appare tuttavia assai complessa, risultando la stessa fondamentale, come è del tutto evidente, per poter portare a compimento una riqualificazione della viabilità che non determini contraccolpi rispetto alle situazioni di congestione e le criticità di carattere urbanistico e ambientale esistenti, per le quali potrebbero risultare aggravate da un intervento parziale o incompleto. Per tali ragioni abbiamo chiesto un nuovo incontro ad ANAS, in considerazione del fatto che, con ogni probabilità, il progetto potrà richiedere l'espletamento di procedure di VIA o anche VAS, le quali, da verifiche fatte presso i nostri uffici, non sono state al momento avviate, non risultando al momento depositato alcun progetto. Per quanto attiene i tempi di realizzazione, e finisco,
dell'intera operazione, non disponendo di elementi minimi per azzardare una prima provvisoria stima, non siamo al momento in grado di fornire alcuna indicazione al riguardo. Sarà cura di questo assessorato fornire tali informazioni non appena avremo elementi utili al riguardo. Grazie. Velocemente con la risposta, perché siamo veramente fuori con i tempi con questa interrogazione. Dunque, ringrazio per la risposta l'assessore Chianella. Parto da ciò che non mi convince e che mi lascia perplesso. Il fatto che ANAS non intenda muovere foglia sullo svincolo, sul nodo di Perugia Madonna del Piano Corciano, e chiaramente qui c'è una delibera del Consiglio regionale, invito la Giunta ad adoperarsi celermente con il governo, con l'attuale governo, proprio per dare corso a questo tipo di scelte di indirizzo del Consiglio regionale. E poi l'altra cosa che ovviamente non mi convince sono i numerosi condizionali che l'assessore ha utilizzato. Vedrebbero, dovrebbero, ma non chiaramente per un'analisi della grammatica o della forma italiana, non mi convincono, perché è evidente che ad oggi c'è forse una gelosia inspiegabile da parte del Comune di Perugia nella partecipazione con le altre istituzioni di questo progetto. Parliamo non di un capannone qualunque della città di Perugia, parliamo di un investimento che, come è stato ben ricordato, si va a concentrare su un'area già particolarmente appesantita dal traffico veicolare, su un centro commerciale che mi pare essere tra i primi in Italia secondo le statistiche per presenze. Quindi ecco, da parte nostra non c'è chiaramente nessuna volontà di inserire cavilli o meccanismi capziosi per semplicemente per buttare la palla in calcio d'angolo. C'è da parte nostra la volontà di salvaguardare quella che è la qualità di una vita di un'area vasta, perché lì parliamo di un'area vasta, parliamo intanto di un comune, che è il Comune di Perugia, che l'ambisce in quel tratto, per esempio il Comune di Bastia. Parliamo già di alcune criticità che sono emerse, con le strade c'è un comitato attivo che ha peraltro fatto già presenti le proprie criticità, c'è il tema dell'eventuale area satura del Comune di Perugia l'intorno, anche nei tratti dove dovrebbe essere fatta la complanare, c'è il tema che ricordava la consigliera Casciari della viabilità dall'area nord, perché è vero che la complanare, si ragiona la complanare per chi viene da Foligno o per chi viene chiaramente da Perugia, ma ad oggi sembra, anche qui con i sembra, con i condizionali, perché non abbiamo contezza precisa del progetto, sembra che non ci sia un progetto di viabilità dedicata per chi viene da nord, e quando intendo da nord intendo non solo da Città di Castello e da Umbertide, ma anche chiaramente da chi viene dalla Perugia-Ancona, perché poi chiaramente si mette all'altezza appunto poco prima di Sant'Egidio. Insomma, io penso che le questioni aperte siano molte, credo che il Consiglio regionale, proprio per la valenza dell'area in ambito regionale, non possiamo pensare che questo progetto, l'investimento, la ricaduta sulla viabilità e su quanto appunto poi chiaramente possa essere considerata vasta l'area di riferimento, si possa concludere con semplicemente un'interlocuzione istituzionale tra noi, ANAS e il Comune. Su questo penso che appunto un momento di approfondimento con ANAS, con il Comune di Perugia debba essere fatto. Penso che la commissione dedicata possa essere appunto la commissione seconda, che potrà magari audire i soggetti interessati, proprio per permetterci come consiglieri regionali di avere un approccio critico e costruttivo al tempo stesso, ma nella piena consapevolezza del progetto.